Allora, ok, giorno 3 della definizione. Oggi sono particolarmente stanco perché ieri sono andato a dormire alle 5 e mezza di mattina perché mi sono messo a giocare a Minecraft. Morale della storia, ho finito alle 5 e mezza perché sono caduto nella lava, quindi non credo che ci giocherò mai più. Oggi è il primo giorno di schiena del nuovo protocollo, quindi non ho idea di come sarà il workout. Devo essere sincero, gli ho dato un'occhiata veloce e sembra promettere bene. Sembra abbastanza carino come allenamento. Poi c'è il sole, quindi io sono abbastanza meteoropatico. Se il tempo è una merda, l'allenamento va automaticamente una merda. Invece se c'è il sole, automaticamente sono di buon umore, quindi l'allenamento può andare solo bene. Comunque, stamattina mi sono svegliato, mi sono pesato circa a stomaco vuoto. Sono ancora sugli 80 kg, quindi dobbiamo andare ancora a perdere un 2-3 kg circa. Sono più tirato dell'anno scorso, effettivamente, ho guardato il check che avevo mandato al mio coach l'anno scorso, sono più tirato. E siamo praticamente 10 kg in più dell'anno scorso, quindi ammetto che stiamo facendo le cose abbastanza bene. Potrei farle meglio? Sì, però per il momento direi che posso essere soddisfatto, ecco. Stavo dicendo che, allora, sono contento perché mi aspettavo sinceramente che la mia poca costanza nei video mi facesse registrare solamente l'episodio 1 di questa serie e poi avrei mollato lì perché non avrei mai avuto più voglia. Invece, già che siamo al terzo episodio e ho già in mente anche di registrarne tanti altri, ammetto che mi sto stupendo da solo. Oggi niente pre-workout, semplicemente perché me lo sono dimenticato. Quindi niente, oggi niente pre-workout. Mi pare che l'allenamento cominci con una lat machine presa a Transibar. Non sono un amante della Transibar, però non l'ho mai usata come primo esercizio, quindi secondo me potrebbe avere del potenziale, ecco, diciamo così. Il resto dell'allenamento lo guardiamo adesso perché non me lo ricordo, quindi appena mi parcheggio gli diamo un'occhiata. Io mi chiedo se ci sarà mai un giorno che trovo la palestra libera, mai. Vi giuro, io da quando mi sono iscritto non l'ho mai vista vuota questa palestra, mai. Mai neanche una volta. Sembra abbastanza carino. Allora, sembra abbastanza carino. Abbiamo una lat machine presa a Transibar e dopo abbiamo una remata col T-bar. Dopo il T-bar abbiamo il rematore bilanciere. Quindi per il momento i primi tre esercizi sembrerebbero carini. Niente, allora andiamo su e basta. Allora, come primo esercizio abbiamo la lat presa a Transibar, quindi questa qui, presa larga. Io di solito quando faccio la lat Transibar vado a prendere l'impugnatura più stretta, anche se è più scomoda, quindi qui dentro, perché di solito troppo larga non sento tantissimo l'utilizzo della schiena, no? Se è fatta con un carico leggermente più basso, magari cerco di controllare anche di più la negativa, la sento, quindi sto cercando di caricare leggermente di meno, infatti sto sugli 80 kg. Oggi abbiamo da fare tre serie, due top set di cui la prima 6 colpi, la seconda 4. Io ho già fatto una serie avvicinamento più o meno 8-10 colpi e quindi all'incirca so quanto caricare. Dopo i due top set facciamo un back off, quindi sulle 12-15 ripetizioni. Ok. Sono fottuto con la partenza perché non mi ricordavo pesasse praticamente quanto me, quindi mi sono trovato a peso e non riuscivo più a scendere. Adesso vado a caricare, voglio andare sui 90, però da solo non riesco a staccarla. Ok, credo che col back off andrò a diminuire più o meno sul 20-30%, quindi da 86 andiamo a 59 più o meno, 52. Allora, un errore che vedo fare spesso alla lat machine è quello di pensare solamente a tirare verso il basso. Una cosa che può aiutare parecchio, ad esempio io chiudo gli occhi, cerco proprio di avere una connessione con il muscolo che devo andare a lavorare, perché altrimenti durante la tirata può sembrare una stronzata, ma ci sono tantissimi muscoli che vengono reclutati. Scusa, posso chiederti se mi aiuti a staccarla? Solo la prima? Grazie. Solo la prima. Al 3 la facciamo. Tre, due, uno.
Bella leggera. Come secondo esercizio di schiena abbiamo il T-bar, presa stretta, quindi col triangolo piccolo, questo qui. Di per sé io non sono un amante del citare le ripetizioni, ma in nessun tipo di muscolo. Non sono un ego lifter, non mi piace tantissimo citare, anche se mi piace caricare, ecco. Abbiamo 3 serie da 8, quindi dobbiamo controllare particolarmente la fase negativa del movimento. Mi piace moltissimo farle in cifosi, non tenendo l'arco appunto, e ammetto che le sento parecchio di più sul dorsale. Ho appena finito di registrare la seconda serie, ma mi sono reso conto che non avevo fatto partire la registrazione. Ne ho chiuse proprio tranquillamente 8, infatti mi sa che adesso aumento, vado a 80, anzi vado a 70 e provo a farne sempre 8. Ad esempio, la prima settimana di programmazione può sembrare una stronzata dove provate solamente gli esercizi. No, segnatevi tutti i carichi e magari mettete un asterisco nelle note del telefono vicino al carico o all'esercizio che dovete magari puntare a migliorare, oppure dovevate e potevate aumentare il carico. Tipo in... Finito T-bar, abbiamo rematore, bilanciere, presa prona, abbiamo una tecnica particolare di intensità. Qui abbiamo da fare una ripetizione normale e una scrollata, quindi abbiamo da colpire anche, soprattutto enfatizzare il centro schiena, il trapezio centrale. E non ho mai provato questa tecnica di intensità, è la prima volta, quindi vediamo quanto mettere. Per ora faccio un set di prova con 60 kg, infatti farò giusto 2-3 ripetizioni per vedere com'è e poi aumento. Allora, mentre recupero prima di cominciare la nuova serie, mi siedo un attimo e volevo fare una riflessione. Allora, dato che mi sono messo a guardare il mio posing del giorno 2, quindi di ieri, e mi vedo totalmente uno schifo, volevo chiedervi, secondo voi, qual è il mio punto carente in particolare? Perché fosse per me, io mi giudicherei, sarei tutto carente. Ancora una. Basta. Thank you.
Basta. Ero convinto di aver finito schiena, invece ho ancora un superset. Ho da fare con lat machine presa inversa e in superset con pullover a cavo alto. Quindi per fortuna sono vicine, però devo vedere ancora come fare per fare il video. Quindi probabilmente devo fare una serie, corro alla cam, la giro e faccio una serie lì. Ok, check al volo. Spero di essere un minimo guardabile. Ok. Allora, è arrivato il momento di fare femorali. Allora, cominciamo con questa leg curl seduto. Abbiamo 4 serie. Infatti non so se starò a mettervele tutte, perché altrimenti il video diventerà una cosa come il Titanic, diventano 5 ore di video. Io sono veramente stanchissimo, perché questo è il quinto workout della settimana e domani c'è il sesto. E inizio a sentire veramente la stanchezza di stanotte, che sono andato a dormire 5 e mezza, e poi delle calorie che non ci sono. Però le gambe non crescono da sole. Ok. Ok. Ok, ancora. Secondo voi qual è il gruppo muscolare peggiore da allenare? Perché tra quadricipiti e femorali se la giocano, sono lì. Secondo me il femorale è più noioso, che alla fine giri e giri sono 4 esercizi. Invece gambe e quadricipiti puoi cambiare un po', invece con femorale è proprio una noia. Cioè, alla fine dei conti ti fai 4 esercizi girati tutti attorno. Quindi secondo me il più noioso in assoluto è femorali, ma proprio noiosissimo. Questo è l'ultimo esercizio femorali, ne avrei ancora un altro ma sono veramente cucinato, non riesco più a carburare. Abbiamo mezzo stacco rumeno con manubri, carico a salire, abbiamo un piramidale. E c'è un problema però con questo esercizio, che farlo con manubri ti porta ad essere un po' limitato con il carico, perché se voi allenate un minimo femorali sapete che comunque un muscolo abbastanza forte, e usare i manubri per 50 per parte a far stacco rumeno diventa un gioco. Infatti io dovrei arrivare a fare il top set con 6 e 4 colpi, anche qui. Quindi con 50 inizia a essere leggero. O lo faccio veramente lentissimo o trovo il modo di appoggiare un manubrio sopra. Quindi adesso vedo se è fattibile appoggiarci un manubrio sopra senza che mi spaccasso una mano. Se lo riesco lo faccio più lento possibile. Lo vedo difficile. Secondo me è impossibile. Ma mi spacco una mano. Niente, non ha senso. Vabbè, ci abbiamo provato.
Basta. Allora, workout finito, io sono devastato. Sono devastato. Devo ammettere che per essere il primo giorno di schiena, del schiena femorali, del nuovo protocollo, mi sono trovato da Dio, come se la facessi da mesi. Soprattutto schiena. Schiena mi è piaciuto. Magari da dare un po' di più un'occhiata sul rematore quello un po' particolare, rematore con scrollata. Figo, ma complesso, quindi devo un attimo perfezionarlo. Con femorali non ho fatto l'ultimo esercizio perché veramente sono distrutto. Non mi capita mai di lasciare un allenamento, ma per essere la prima settimana era veramente troppo. E allora, del resto, ovviamente devo migliorare il femorale sull'allenamento perché è tosto, sì, però potrei dare quel qualcosa in più. Ho dimenticato il post workout, non ho neanche il portafoglio, mi sono appena reso conto, quindi devo per forza andare a mangiare a casa. È una cosa che detesto, mi piace mangiare in macchina, a me è finita la palestra. Non mi ricordo neanche che cazzo ho a casa, penso che mangerò quello che ho comprato ieri. Ho comprato tipo un paio di scatole di noodles, che sono veramente la svolta per, come si dice, per la definizione. Infatti se me lo ricordo ve lo faccio vedere nel giorno di domani. E non hanno un cazzo di calorie, ormai sono diventate il mio pasto fisso. A qualunque ora io prendo e cucino quelli in 2 minuti. Niente, detto questo ragazzi, allora io vi ringrazio per essere stati con me fino a questo punto del video. Non ho idea di quanto verrà lungo, però considerate sono stato 3 ore in palestra, avrò 2 ore di clip. Quindi sarà, penso, il video più lungo fatto finora. Fatemi sapere se volete ancora più lungo oppure così va bene. E niente, allora noi ci vediamo al giorno 4.